La paziente non è allergica a medicine, è in terapia con metformina per un diabete mellito di tipo 2, con un Karenol, con il Ramipril da 5 mg e la cardioaspirina. Ha una cardiopatia ischemica con un F conservata, per cui è seguita dai cardiologi, ma comunque è ben compensata. Sostanzialmente ha il diabete, insomma, è diabetica, una donna di 82 anni che conduce una vita attiva. Sulla L, il marito che è disponibile lì a raccogliere l'anamnesi, perché lei è un pochino confusa, ci dice che comunque non mangia, non riesce a mangiare bene dal giorno precedente, e la E, appunto, accede per un riferito stato confusionale e astenia, nei giorni precedenti astenia. Sentendo il marito dice che nei giorni precedenti ha avuto anche una diarrea, quindi sostanzialmente volendo ricostruire, lei dal mattino si presenta confusa, dai 2 giorni precedenti ha avuto una diarrea con una tendenza all'inappetenza. Come si procede? Ma lei quanti anni ha? 8-2, è scritto prima. Ah, devo ricliccarci. Ho capito qual è il gioco. Ok. 82 anni. Chi sei? Ragazzi, siccome io... Matteo, piacere. Ciao. Quindi, allora, Matteo, 82 anni questa donna. Come Vabbè, procediamo con un ABCDE. Bene. Allora, ABCDE. La paziente ha... Eh? Chi sei? La guerra che ha deciso di condividere la casa. Ok. Allora, in A che cosa cerchiamo? Va bene, per vietà delle vie aeree, la paziente ha vie aeree pervie, giugulari piane, una trachea in asse. In B, la paziente ha... Che cosa... Chiedetemi che cosa volete in B. Cosa volete sapere in B? La frequenza respiratoria, come respira, all'osservazione, se Allora, ha rumori polmonari, la paziente. Topax. Sì, la paziente ha 25 di frequenza respiratoria e satura 96, come ti ho detto, e ha murmure vescicolare normotrasmesso. Che altro volete sapere? Dipende, io l'EGA lo faccio in C, però se vuoi farci un EGA adesso va bene. Va bene, Lega arriverà. Tra un pochino arriverà Lega. Boh, andiamo in C? Sì, va bene per me. Allora, che cosa vuoi sapere in C? Il refill, il polso, mi ha detto che c'era, era ritmico. Poi dopo, qua io chiedo gli esami ematici, faccio l'EGA e dopo passo al cuore e faccio vedo i vari campi polmonari e dopo passo all'altro polso e vedo se è simmetrico e prendo la pressione. Allora, refill capillare prolungato, cute tendenzialmente, insomma, forse un pochino mareggiata. Bruna lupo, dovresti disattivare. Ecco, brava. Allora. In C sostanzialmente, quindi la paziente vi ho detto, ha un refill capillare prolungato, ha una cute tendenzialmente, insomma, ha i limiti con l'amarezza dura, un pochino amarezzata. E la pressione arteriosa ti interessa saperla in A, in C? Sì. Sì. La frequenza cardiaca ti interessa? Ok. I parametri vitali sono sostanzialmente riconfermati, quando la metti in visita sono riconfermati i parametri vitali del triage, quindi lei ha 100 di frequenza respiratoria e ritmica all'ascoltazione e i polsi periferici
diciamo sono deboli ma sono presenti e sono simmetrici. Sostanzialmente ha una pressione arteriosa che è di 90 su 55. Pause libere? Ma sai, le pause sì, sono libere. I toni sono un pochino parafonici, quindi insomma non è... ecco. E si fa? Siamo alla D, va bene. Andiamo alla D. Allora, che vuoi sapere in D? Lega è arrivato. Lega sta arrivando, ragazzi. Ancora non è arrivato, questa arteria è difficile da trovare, non hanno 82 anni. È la diapositiva successiva, Lega, penso che sia la diapositiva successiva. Sì. E vabbè, vediamo il disability, quindi eccolo qua, Lega, guarda. Ega, facciamo una... interpretiamo quest'Ega. Ragazzi, parla solo Mattia, non parla nessun altro. Matteo. Parla solo Matteo. E allora, l'emogas, vediamo, un'acidosi metabolica. Bella diagnosi, trainito. No, però mi va dinanzi alla prestazione. Quindi, acidosi metabolica, con il potassio tendenzialmente alto, ed è un'acidosi da consumo, i lattati sono alti, quindi c'è ipoperfusione periferica e polmonare. Ragazzi, c'è qualcuno da qualche stanza che... Gallocchio! No, penso che potete disattivare voi i microfoni attivi. Allora, Trainito, ci dici la diagnosi, ci fai l'interpretazione di questo? Sì, rieccomi. Dicevo, abbiamo una acidosi metabolica con compenso respiratorio. Ed è un'acidosi da consumo, verosimilmente da, ci sono i lattati, il potassio è abbastanza alto da trattare, tutto qui, il gap anionico è molto alto, a dimostrazione del fatto che è un'acidosi da consumo. Ok, ragazzi, abbiamo quindi di fronte a noi una paziente, facciamo un piccolo punto. Allora, vi serve altro? Come si procede? Io vi faccio un piccolo punto. Una paziente di 82 anni con una cardiopatia ischemica diabetica che accede in DEA per un'alterazione dello stato di coscienza e che sostanzialmente fino a tre giorni prima aveva avuto una diarrea e si era alimentata poco per questa sindrome gastroenterica. Come si procede? Questi sono gli strumenti che abbiamo, un ABCDE, un AMPOL, un EGA, poi che cos'altro, come ci muoviamo? Una glicemia? La glicemia della paziente, te la dico io, è normale. Siamo su, diciamo, 83 di glicemia. Ok, il QSOFA è positivo, quindi ci potremmo orientare verso una sepsi. Allora, io penso che iniziamo, effettivamente sì, anche io sono d'accordo, però inizierei a mettere dei liquidi, 500 di liquidi, di fisiologica, e farei un ECG comunque. Ok, allora... Inoltre in D inizierei un po' a vedere neurologicamente di che si tratta di confusione, perché confusione è un po' larga. Cioè, questa che è GCSA in questo momento. Allora, la paziente ce l'hai davanti, agli occhi chiusi, e come fai a capire se c'è che GCSA? La chiamiamo, la paziente non risponde alla tua chiamata, però risponde a uno stimolo doloroso. Poi, come si procede con il GCS? Ma gli occhi li apre tipo se la chiamiamo? No. Li tiene sempre chiusi? Li tiene chiusi. Allo stimolo doloroso apre gli occhi? Li apre e ti fa anche un sorriso. Ah. E le pupille? Le pupille sono normali.
Andiamo avanti col GCS, poi che si fa? Ma il tipo ad esempio che fa parole confuse e scandita e oppure, cioè quando come parla? Parla bene, ecco, apre gli occhi con lo stimolo verbale, però facendo delle domande semplici, lei ha un eloquio un pochino impastato, ma semplicemente forse perché c'ha, ecco, un po' la cute disidratata, quindi di suo parla sottovoce, un pochino provata, ma ecco, è questo. Poi? Qui. E poi il ci sta il motorio, che ha detto che si muove lo stimolo doloroso, quindi gli diamo 5 punti per il verbale, agli occhi diamo, hai detto che si aprono lo stimolo doloroso, quindi penso che siano 3. E poi hai detto la... Era, non ricordo, il movimento dovrebbe essere altri 3 punti. Ok, quindi è una paziente che GCS ha? 11. Okay. E proseguendo con un esame obiettivo neurologico, non ha deficit neurologici focali, ecco, non ha grossolani segni di lato. Come si procede? Andiamo avanti. Quindi in D. Andiamo avanti, abbiamo detto che sostanzialmente ci siamo fatti un'idea, quindi Matteo diceva di posizionare una vocannula, magari anche 2 accessi venosi, e di iniziare un reintegro volemico. Siete tutti d'accordo? Avete altre idee? Diceva anche di fare un ECG e l'ECG non ce l'ho, però vi dico che un ECG in un ritmo sinusale è una frequenza tendenzialmente tachicardica, niente da segnalare all'ECG. Come si procede? Un occhio alla cava. La cava è piccola e totalmente collassabile. Ok. Correzione del potassio, cioè 6 o 8, boh. Ok, iniziamo a correggere il potassio. Abbiamo detto abbiamo messo un accesso venoso, però abbiamo posizionato 2 accessi venosi e sostanzialmente abbiamo iniziato una terapia, un reintegro volemico, iniziamo a correggere il potassio. Bene, abbiamo richiesto degli esami ematici di questa paziente? Vabbè, chiediamo una routine. Che cosa siamo curiosi di vedere, ad esempio? Beh, io qua metterei un emocromo, gli elettroliti, la PCR, gli elettroliti per confermare il potassio e il sodio comunque a livello ematico, una PCR, una procalcitonina la metterei e penso basta. La funzione renale? Sì, vabbè, certo, quello sì, è la routine, sì. Devo posizionare un po'. Alt. Ok, aste alt, va bene. Ragazzi, comunque, non dimentichiamo comunque che forse anche se iniziamo a farci 2 domande su un'acidosi metabolica ad Onion gap, sulle cause di acidosi metaboliche ad Onion gap aumentato e su questi lappati così elevati, insomma, Giuseppe cercava di contestualizzare, quindi Però una mano sulla pancia non farebbe male. Allora, tendenzialmente la paziente ha un addome che è trattabile, anche se comunque, ecco, palpare l'addome vuol dire evocare una dolenzia, quindi insomma si lamenta quando toccate l'addome, ma è un addome trattabile. Cioè, nel suo GCS si può capire che si ha dolore, anche dolore addominale. Ok, iniziamo a pensare a perché questa paziente sta così male, che cos'ha questa paziente? E quindi a cercare di fare una terapia. Giuseppe pensava di fare un QSOFA. C'è qualcuno che fa altre ipotesi? Io farei anche un RX torace dell'esame delle Chi parla? Anna, Anna. io farei un rush.
Ok, facciamo un RX del torace. Non so se si leggono i messaggi in chat. No, cioè, mi proponeva un tossicologico, io ho chiesto un'alcolemia. Chi sei? Maurizio. Milano. Ciao. Allora, un'alcolemia. Ok. Andiamo. Allora, Emma Bosco. Chi è Emma Bosco? Emma Bosco. Chiedeva... Non le funziona il microfono, diceva. Emma Bosco chiedeva se... Ah, ecco, sì, infatti dice. Ora provo a rispondere a tutti. Giustamente andava alla E perché diceva ematomi... in B non aveva né ematomi né segni di enfisema sottocutaneo. In C abbiamo fatto l'ECG. Poi Francesco Lombardini, profilo tossicologico, e chiediamo di inviarlo. Inviamo anche l'alcolemia. Emma Bosco faceva metformina. Sì, la paziente faceva metformina. Per l'appunto una diabetica tipo 2, e chiedendo al marito, il marito ci dice: no, ma lei ha continuato a prendere tutte le pasticche. Comunque, visto che le mettiamo un catetere vescicale, si potrebbero prendere pure delle urine. Sì, qualcuno, Anna Marchesini l'aveva già proposto di fare un test. Ah sì, non l'ho letto. Appunto, ragazzi. Io penso che a questo punto, come mi muovo io, inizio con l'eco, inizio a guardarla un po' tutto con l'eco, fino a dove sono capace, ovvero torace, addome e... qualche occhiata al cuore sottocostale per vedere perché è ipoperfusa, se c'è una causa che la porta all'ipoperfusione, prima di mandarla in radiologia. Ok, che cosa cerchiamo? I segni ecografici dell'ipoperfusione, quali sono? A parte che sostanzialmente i segni clinici dell'ipoperfusione ce li avete già, perché la paziente è marezzata, ha un refill capillare aumentato e ha una GCS di 12, sostanzialmente un'alterazione dello stato cognitivo, dello stato di coscienza. Quindi i segni clinici, possiamo dire, siete d'accordo che i segni clinici di una ipoperfusione periferica, di un acute circulatory failure, quindi... siano presenti. C'è qualcuno che per l'appunto Emma Bosco dice: se ha un'insufficienza renale prerenale, ci sta che sia un'acidosi lattica da metformina? Ci sta. Allora, questo è stato sostanzialmente un caso che mi è capitato, penso all'inizio del lavoro, penso uno o due mesi dopo l'inizio del lavoro, ed era una paziente che poi alla fine aveva un'intossicazione da metformina. Ve lo dico, insomma, perché alla fine ora metteremo tutti i pezzettini al loro posto e faremo una panoramica sull'intossicazione da metformina. Questa paziente sì, aveva appunto l'ipotesi di Emma, l'ipotesi giusta, lei aveva questa acidosi metabolica soprattutto con questo rialzo dell'acido lattico che erano da contestualizzare in un accumulo di metformina. La diagnosi poi è stata confermata dai livelli di metformina che sono stati presi e poi sono stati, poi vedremo ora appunto nel corso della lezione, e la paziente poi è andata in terapia intensiva per fare l'ultrafiltro. Allora, vi faccio ora, allora siamo andati abbastanza, diciamo, rapidamente sul caso perché vi voglio fare la parte teorica dell'intossicazione da metformina.
Allora, in generale sull'intossicazione di metformina si sa ancora poco, si dice che ha una bassa incidenza, in realtà forse è una falsamente bassa incidenza, perché forse i casi non diagnosticati sono ancora alti. Comunque l'incidenza è meno di 10 eventi su 100.000 abitanti. Quando è presente ha un'elevata mortalità. Parliamo di mala, ovvero di acidosi lattica associata a metformina, perché sostanzialmente non è mai, è stato visto che quasi mai da sola la metformina determina questa situazione di acidosi lattica, ma è sempre una concomitanza di eventi che poi porta alla fine all'accumulo di metformina. E quindi si parla di acidosi lattica associata alla metformina, all'intossicazione da metformina. Ha una mortalità molto elevata, intorno al 30%. Vi porto un po' di definizioni, ecco, ora c'è un po' la parte più didattica della lezione. Se vi scoccia me lo dite, però insomma è una bella parte didattica che volevo affrontare con voi. Allora, come vedete ci sono due tipi di acidosi lattica, un tipo A e un tipo B. L'acidosi lattica di tipo A è dovuta appunto alla acute circulatory failure, quindi questa ipoperfusione periferica dovuta ad un circolo insufficiente che non è in grado comunque di portare, di soddisfare la risposta di ossigeno tissutale. L'acidosi lattica di tipo B ha una, diciamo, subentra sia quando ci sono delle alterazioni delle situazioni che portano all'aumentata produzione di acidosi lattico e anche alla ridotta clearance della stessa acidosi lattica, quella dell'acido lattico. Quindi c'è sia un'aumentata produzione che una riduzione della clearance dell'acido lattico. E generalmente nell'intossicazione da metformina abbiamo un'acidosi lattica di tipo A e viene definita con un pH minore a 7,35 e una concentrazione di lattati maggiore di 5. Sostanzialmente questa è una definizione che diamo in acuto, perché avere un dosaggio della metforminemia, quindi dei livelli di metformina nel sangue, richiede diversi giorni, penso, quindi in acuto non riusciamo ad avere questo dosaggio. E per cui diciamo una definizione che facciamo insomma basandoci sull'anamnesi, sulla presenza di fattori di rischio e sulla appunto avere un'emogas analisi che ci dica che ci sia un'acidosi metabolica e un aumento dei lattati almeno superiore a 5. E in realtà sostanzialmente c'è un range terapeutico della metformina che oscilla tra 0,5 e 3 mg litro e quando abbiamo i valori di metformina nel sangue maggiori a 3 mg litro sostanzialmente possiamo già iniziare a parlare di accumulo del farmaco, della metformina. Dal punto di vista fisiopatologico vediamo che sappiamo tutti che l'acido lattico è prodotto dai tessuti periferici durante la glicolisi. Quando abbiamo disponibilità di ossigeno viene utilizzato per ricavare l'ATP o per essere convertito in glucosio durante la gluconeogenesi. Sostanzialmente l'accumulo di acido lattico quindi avviene quando ci sono condizioni di ipossia, quindi questo acido lattico non può essere convertito in ATP, oppure gli organi insomma non riescono a smaltire l'acido lattico convertendolo mediando la gluconeogenesi in glucosio. E quindi ancora una volta vedete l'acidosi lattica c'è quando ci sono situazioni che portano eccessivo consumo e diciamo clearance ridotta dei lattati
E è stato visto anche che la stessa molecola di metformina può avere comunque degli effetti un po' strani, ecco, nel causare l'aumentata produzione di acido lattico e anche la ridotta clearance dall'altra parte. Sia aumentando direttamente nel circolo splancnico la produzione di acido lattico, stimolando il metabolismo anaerobio, in caso di accumulo o comunque della stessa metformina, è stato visto che questa metformina lega alcuni complessi della catena di respiro mitocondriale, inibendo quindi il trasporto dell'acido lattico all'interno del mitocondrio e la conversione quindi la conversione e la, diciamo, in presenza di ossigeno la produzione di ATP. Quindi l'inibizione di questa catena che vedete qui porta a uno shift verso un metabolismo di tipo anaerobio intracellulare e all'accumulo di lattato. Questa è un'immaginetta che ho preso per tenere presente le cose di cui abbiamo parlato prima. Guardando invece la farmacocinetica del farmaco, si tratta di una piccola molecola che non si lega alle proteine del sangue, che ha un elevato volume di distribuzione, che viene eliminata pressoché in maniera immodificata a livello renale e ha un'emivita di circa 6 ore. Di lato in tabella potete vedere un attimino numericamente i dati che ho provato a mettervi in maniera più riassuntiva, e vedete per l'appunto che c'è le ultime tre righe della tabella ci dicono che la concentrazione terapeutica, come abbiamo visto prima, è 0,5-3 mg/L, che una concentrazione letale è maggiore a 50 mg/L e la dose tossica pediatrica è quella che vedete. E per gli adulti è quella che vedete, quindi 100 mg pro chilo assunto nel bambino magari in maniera accidentale o più di 5 grammi nell'adulto. Chiaramente qui ci riferiamo a un adulto che la assume in maniera, diciamo, volontaria, a scopo suicidario, e non nell'adulto che magari, come la nostra signora Anna che è venuta in pronto soccorso, aveva tante altre comorbidità e probabilmente anche insufficienza renale prerenale che gli avrà portato, che l'avrà portata all'accumulo di metformina. Allora, domande, dubbi, perplessità, vado avanti? Pronto? Risponde qualcuno? Guardiamo la chat se qualcuno dice. Comunque questa è una diagnosi che facciamo quando abbiamo la creatinemia praticamente, perché vediamo che lei ha un aumento della creatinemia, un filtrato glomerulare sotto il 30 e ci facciamo un'idea che era la metformina il problema. Ma no? Sì, diciamo che in realtà questo rialzo così importante dell'acido lattico ad un hemogas analysis ti fa, lei aveva 9 di acido lattico, quindi ti fa già pensare che è una paziente in cui tutto questo rialzo di acido lattico, cioè possiamo provare a spiegarcelo, cioè mantenendo un sospetto, un indice di sospetto elevato, cioè una paziente in cui con quell'emogas analisi e con quella storia inizia a sospettare che abbia accumulato metformina, ovviamente. Sì, però da come ho capito il caso non dobbiamo pensare anche ad altri motivi che potrebbe essere in shock comunque. Sì, certo. Cioè non li escludo subito. Vi faccio un'idea, potrebbe essere, poi vedo se è confermato o meno, no? Sì, certo, perché sono tante le cause di rialzo dei lattati, banalmente anche in ischemia intestinale, visto che la paziente aveva un addome trattabile, lamentava, c'era una dolenzia addominale, poteva essere anche una paziente con un'ischemia intestinale, quindi ci stava tutta. Diciamo che vi ho voluto risolvere il caso rapidamente per esporvi, diciamo, la parte teorica della lezione. Però ovviamente sì, poi vedrai che la diagnosi di intossicazione da metformina si fa mantenendo comunque un elevato indice di sospetto sin dall'inizio. Un po' come ha fatto la collega, penso al primo anno la collega Emma,
che insomma ora purtroppo lei non ha l'audio acceso, però è stata l'unica, cioè è stata una tra quelle poi se, tra, a, a cui, alla quale si è accesa la lampadina, quindi vorrei sentire perché anche a lei si è accesa questa lampadina, però non riesce a dircelo. Andiamo avanti, magari ce lo scrivo. Ok. Il paziente intossicato in pronto soccorso da metformina possiamo avere quindi sostanzialmente due quadri. Un primo quadro di intossicazione acuta intenzionale, che sono i casi che hanno una prognosi migliore perché sostanzialmente si tratta di pazienti psichiatrici che lo fanno a scopo autolesivo e che hanno sostanzialmente tutti gli organi che funzionano bene, di solito. O un accumulo diciamo cronico, ovvero sia diciamo una concomitanza di fattori di rischio, quindi pazienti anziani che magari hanno una causa concomitante che può essere la diarrea, la disidratazione, considerando soprattutto il metabolismo, la via di eliminazione, quindi il metabolismo di questa molecola della metformina, quindi di solito sono pazienti anziani con comorbidità che sviluppano magari una causa scatenante e a peggiorare il tutto c'è anche poi soprattutto l'accumulo di metformina. E sono proprio questi pazienti con esposizione cronica in cui la diciamo, oltre alla metformina magari c'è anche dell'altro, ad avere la prognosi più infausta sostanzialmente. Bisogna andare a guardare sempre gli altri fattori concomitanti, altri fattori di rischio concomitanti, come vi dicevo, storia di disidratazione, sepsi, abuso di alcol, BPCO, scompenso cardiaco, insufficienza renale e insomma in realtà l'intossicazione volontaria dei pazienti psichiatrici è quella che ha una prognosi migliore. Cosa si va a guardare nel paziente intossicato da metformina sostanzialmente in PS? La remota, quindi la presenza di comorbidità, eventualmente una diciamo una causa che può essere di natura psichiatrica, quindi uno scopo un anticonservativo. E la prossima vi ho messo cosa, quanto e quando, soprattutto nel caso di malattia psichiatrica, quindi il paziente che riferisce di averla presa, per cercare di attuare la terapia poi tossicologica che andremo a vedere. E guardare l'esame obiettivo oltre ai parametri vitali, insomma vi ho messo che nell'esame obiettivo spesso questi pazienti possono avere dolore addominale, nausea. Ciao, dimmi. Ciao, scusate, ce l'ho fatta. Ah. Aspetta, ho riconfigurato il microfono al volo. No, si è accesa la lampadina perché di solito allora, dalla clinica mi sembrava disidratata e i pazienti un pochino più anziani magari non si idratano facilmente, per cui è più facile che sia un'insufficienza renale prerenale. In più lei prende metformina, che continuava a prendere i farmaci nonostante tutto, per cui diciamo che la lampadina che mi si è accesa vedendo i lattati o era una sepsi però patocca, cioè insomma i lattati erano ben alti, oppure era un'intossicazione da metformina, che è una delle cause peraltro di rialzo del gap anionico in acidosi metabolica. Bene, bene, bene. Ecco, questo è quello che ho pensato, diciamo così. Bene, bene. E niente, per l'appunto, sì, non ho grosse cose da aggiungere, se non che la diagnosi precoce si fa mantenendo un elevato indice di sospetto. Cambia molto riuscire a fare una diagnosi precoce in questi pazienti, perché vuol dire tempestivamente attivare la diagnosi, soprattutto vabbè,
chiedere il parere al tossicologo, al nefrologo. In quell'occasione, ecco, il nefrologo mi sostenne da subito la mia ipotesi che la paziente, oltre ad avere, diciamo, una disidratazione, magari una sepsi a partenza addominale, aveva anche per appunto un'intossicazione, un accumulo di metformina. E quindi la paziente è stata subito candidata, perché era poi è stata una paziente che si è instabilizzata dal punto di vista emodinamico, e quindi è stato necessario il ricovero in terapia intensiva e fare una CVVH, una terapia, insomma, per insomma, ultrafiltro. Quindi la diagnosi precoce in quell'occasione, cioè in quell'occasione, diciamo che il dottore è stato bravo, perché è riuscito comunque subito ad immaginarsi un motivo ulteriore di quell'acidosi lattica. Vi dicevo, precoce con elevato indice di sospetto, e terapia, che poi è l'ultrafiltro nella maggior parte dei casi, se sono emodinamicamente stabili, o l'emodialisi se invece c'è una stabilità emodinamica, permette comunque di migliorare molto la prognosi di questi pazienti. Cioè, se il paziente non viene inquadrato e viene lasciata un po' così, senza una spiegazione, quell'acidosi lattica, vedrete che comunque, nonostante il riempimento, non si risolve. E comunque la prognosi sarà una prognosi infausta, che comunque può essere cambiata e migliorata, tant'è che la nostra paziente è andata benissimo dopo l'ultrafiltro, è stata praticamente trasferita poi in medicina a velocità della luce ed è andata benissimo. Quindi vi raccomando di mantenere il sospetto elevato. E volevo rispondere alla domanda di Giuseppe di Trainito, non so se era una domanda. Lui mi ha chiesto di controllare la glicemia all'inizio, di dirmi una glicemia. La paziente con accumulo di metformina non hanno, bisogna sempre escludere appunto una ipoglicemia, quindi è giusto guardare la glicemia all'EGA, ma è stato visto che di solito i valori di glicemia sono normali o nella norma. Quello che non va è l'equilibrio acido-base di questi pazienti, quindi l'acidosi, i lattati e quant'altro. Bene. Ok, chiaramente se c'è un sospetto bisogna comunque inviare il campione, come fu fatto in quel caso, per la valutazione della metforminemia al laboratorio di riferimento, che nel nostro caso è quello del CAV, insomma, di Careggi, anche se ci impiegherà dei giorni per il dosaggio. Allora, le strategie terapeutiche sono supporto delle funzioni vitali, quindi ricordiamoci sempre l'ABCDE in questa paziente, giusto, doppio accesso venoso, con cominciare una terapia reidratante. Ora, posso chiedervi quanto? Posso chiedervelo? C'è qualcuno che mi risponde? O mi faccio una domanda e mi do una risposta da sola? Qual è la domanda? No, Matteo, stai facendo troppe domande. Ti ho detto quanti liquidi fai a questo paziente? È semplice la domanda. E l'ho fatta io, quindi... Quanti liquidi? Tu, se non sbaglio, mi hai detto 500. Iniziamo con 500 di liquidi. Quali liquidi e quanti liquidi? Ma dipende caso per caso. Inizialmente vedo con 500 e vedo come va la pressione. E dopo, se dobbiamo correggere anche il potassio, gli farei una glucosata tamponata. Per i bicarbonati, non lo so se li farei io i bicarbonati. Potrei pensarci.
Allora, decontaminazione. Ricordiamoci che nella decontaminazione, la decontaminazione è un discorso che vale soprattutto per i pazienti intossicati a scopo volontario. Quindi il paziente che ti... E ritorniamo al quanto, quando... quindi se il paziente riferisce di aver assunto il farmaco in quantità tossiche, quindi abbiamo visto maggiore di 5 grammi nella tabella di prima, a scopo autolesivo entro un'ora, c'è indicazione a posizionamento del sondino per fare la lavanda gastrica, e quindi la decontaminazione vuol dire la rimozione dallo stomaco possibilmente delle pasticche che ancora ci saranno e ci sono. Nella decontaminazione abbiamo anche indicazione a fare il carbone vegetale attivato, 1 grammo pro chilo, possibilmente anche da ripetere, questo poi in accordo con le indicazioni del tossicologo, ma si comincia con 1 grammo pro chilo. Quindi ricordiamoci la decontaminazione, soprattutto se il paziente ci dice di aver assunto quel farmaco a dosi tossiche, entro un'ora dalla raccolta anamnestica, quindi entro un'ora dal contatto medico con questo paziente. Detto questo, supporto delle funzioni vitali. Senti, sostanzialmente i liquidi sono da prediligere sostanzialmente il Ringer rispetto alla soluzione fisiologica. Ora non voglio stare qui a dirvi quanti, cioè non voglio fare la parte della... Ecco, facciamo un attimino, sdrammatizziamo un attimo. Quindi pensiamo sempre a cristalloidi, pensiamo a un 30 ml pro chilo in generale che bisogna fare a questi pazienti, però è anche giusto quello che diceva Matteo, quindi guardare la risposta clinica del paziente a questi liquidi, a questo reintegro volemico. Come si guarda questa risposta? Allora, banalmente questa signora aveva un GCS che non brillava, quindi di 11-12, quindi il miglioramento della perfusione tissutale si avrà quindi con un miglioramento del GCS, con un refill capillare che ci migliora, con un output urinario che inizia a riprendere, perché questa paziente intanto abbiamo detto di posizionare anche un catetere vescicale, quindi i segni clinici di acute circulatory failure, di shock cute, cervello, rene, che banalmente vanno meglio. Poi l'eco che vi piace tanto ci può aiutare, insomma, a guardare il riempimento della paziente, perché che cosa abbiamo guardato? Abbiamo guardato la vena cava, magari la vena cava è un po' più piena e collassa di meno, abbiamo guardato il cuoricino che è meno ipercinetico, abbiamo guardato il polmone che è asciutto e rimane asciutto, addirittura magari possiamo guardare se compare una linea B, qualche linea B. Insomma, ci sono prima dell'ecografia, però ricordiamoci che c'è una clinica. E la clinica ce l'abbiamo sotto le mani, perché insomma, cervello, cuore e rene sono i primi che ci dicono se questa perfusione sta migliorando o no. Per quanto riguarda i cristalloidi, qui ve l'ho detto, insomma, il reintegro volemico, poi magari insomma è una cosa da approfondire, insomma andatevi a riguardare tutte le cose, che tutti gli studi che hanno escluso l'utilizzo di colloidi per il peggioramento dell'acidosi, dell'insufficienza renale e quant'altro, della coagulopatia nei pazienti critici e scioccati. I bicarbonati. Grazie. Dimmi, chi è? Sono Anto. Ciao, Anto, dimmi. Ti volevo chiedere una cosa, siccome c'è sempre acetato lattato in tutti i pronto soccorsi e spesso ti chiedono cosa vuoi, acetato lattato, ti cambia su un'acidosi, la metformina, utilizzare l'acetato? Bella domanda. Allora, senti, ho provato a guardare, sostanzialmente il Ringer lattato, che è quello che si trova più in maniera più disponibile
rispetto, cioè ha delle controindicazioni, e questo caso nello specifico l'intossicazione da metformina e l'acidosi lattica da intossicazione metformina rappresenterebbe una controindicazione alla somministrazione a reintegro volemico con ringer lattato. Quindi sostanzialmente, ecco, non si commettono dei grossi errori, perché comunque questa è una paziente che tu nel breve termine andrai a ultrafiltrare o comunque andrai a risolvere la sua causa di acidosi con una depurazione, quindi con un'emodialisi o un ultrafiltro. Ma volendo essere precisi, il ringer lattato sarebbe da evitare, e magari potrebbe essere la volta buona in cui, rispetto al ringer lattato, si potrebbe optare per il ringer acetato, se c'è, o magari il sodio cloruro o una elettrolitica deidratante che abbiamo. Okay. O magari prepararci noi una infusione di bicarbonati, magari aggiungendo ad una glucosata al 5 tre fialette di bicarbonati, 150 milliequivalenti di bicarbonati, ecco, cercando di dare dei liquidi in maniera diversa. Grazie, Gatti. Allora, per quanto riguarda, ecco, sempre la questione dei bicarbonati, ora rispondendo anche a Matteo, che non sapeva, dice, bicarbonati, boh, io non glieli farei, avevi detto così, che non glieli avresti fatti i bicarbonati. No, ci avrei pensato un attimo, non lo so. Ok, provo a rispondere a questa domanda. La paziente partiva da 7,18 allora aveva un'acidosi metabolica, un pH di 7,18. Quindi ricordiamoci che l'acidosi, la riduzione del pH estrema, eccessiva, a valori inferiori a 7,2 possono causare una riduzione, una vasodilatazione, una riduzione della contrattilità miocardica fino ad un arresto cardiaco. Per cui, vi dicevo, occhio al pH. Sono senza dubbio d'accordo col fatto che nel caso di questo tipo di acidosi metabolica sicuramente bisogna andare a risolvere la causa dell'acidosi metabolica. Risolvere la causa vuol dire insomma allontanare, oltre a diciamo le cause concomitanti, quindi dare ossigeno al paziente per migliorare il circolo del paziente, quindi in modo che riparta tutta il meccanismo di metabolismo aerobio a livello cellulare, che migliora la perfusione tissutale. Quindi questo significa rimuovere la causa dell'acidosi e allontanare la metformina dal circolo e allontanare anche l'acido lattico dal circolo che si è accumulato ora patologicamente. Però una paziente, ragazzi, consideriamo che ha 7,18 di pH, siamo a un pH ai limiti, che comunque ci peggiora l'emodinamica del paziente e lo espone a dei rischi che sono anche l'arresto cardiaco. Per cui la letteratura prevede che si possa procedere a una somministrazione di, chiaramente, il calcolo del deficit di bicarbonati in questo tipo di paziente ci aiuta, da un punto di vista matematico, a farci un'idea di quanto deficit di bicarbonato ha questa paziente. Ma in maniera molto blanda la letteratura consiglia la somministrazione di 1-2 milliequivalenti pro chilo di bicarbonati, con eventualmente ripetibili dopo insomma monitoraggio del pH. Quindi il bicarbonato in questa paziente li facciamo non per migliorare, chiaramente, non per curare la paziente, perché la paziente è stata curata con la depurazione, con una CVVH, ma per migliorare quel numerino del pH che altrimenti potrebbe portarci ad una situazione ancora peggio, quindi potrebbe aggiungere un'ulteriore causa di ipoperfusione tissutale. Per cui nei pazienti, la letteratura, dicevo, andando ai numerini, la letteratura
consiglia la somministrazione di 1 o 2 mg equivalenti pro chilo di bicarbonati portando il pH maggiore a 7,2. Quindi in caso di pH minore di 7,2, soprattutto in pazienti in cui si documenta insufficienza renale acuta, c'è bisogno di far risalire il pH e c'è un'indicazione a somministrare i bicarbonati, ricordandoci che comunque non ci risolveranno il problema. Il problema di questa paziente viene risolto con la depurazione e quindi con l'esecuzione eventualmente di emodialisi o CVVH. E quindi dicevo ancora, ricordiamoci che non esiste un antidoto per la metformina e le strategie terapeutiche in questo caso sono un allontanamento del metabolita dal corpo che porta oltre, diciamo, infatti questa paziente sono pazienti che quando ultrafiltrati o emodializzati migliorano rapidamente i loro livelli di pH, i livelli di lattati, quindi c'è un quadro che migliora in maniera rapida e quindi hanno una prognosi migliore. Queste strategie terapeutiche le ho guardate da una review che è disponibile, abbastanza vecchia, mi sembra fosse del 2015, ve l'ho messa qui oltre a tutta la bibliografia che potete consultare in fondo alla presentazione. E vi dice quindi quali sono le indicazioni banalmente alla emodialisi, insomma, o comunque a un trattamento extracorporeo in pazienti con intossicazione da metformina. E guardando la tabellina vi dice quando i lattati sono maggiori di 20, il pH è maggiore di 7, la terapia standard, quindi supportiva con bicarbonati, sta fallendo. Raccomandata, suggerita quando i lattati sono tra 15 e 20 e 7 e 7 e 1 di pH, quindi forse la mia paziente non aveva poi tutta questa indicazione stretta a fare il trattamento, ma in realtà è stata fatta. Ricordiamoci sempre delle comorbidità, quindi l'insufficienza renale, altre cause di shock, alterazione dello stato di coscienza e insufficienza epatica. Sì, poi dà qualche indicazione su quando questa terapia con l'ultrafiltro deve essere considerata una terapia che sta avendo successo, quando quindi i livelli di lattati scendono di sotto di 3, il pH migliora fino a 7,35. Cosa scegliere? In realtà qui ve l'ho messo, a volte in questi pazienti si preferisce fare un'emodialisi intermittente prolungata, io sinceramente non so che significa che intermittente prolungata, quindi quanto dura e com'è, perché poi in effetti non ho seguito la paziente né purtroppo non ho esperienza di emodialisi, oppure una CVVH. Insomma, di solito diceva che in questi pazienti intossicati a volte fare CVVH ed emodialisi poteva aiutare di più. Però, insomma, questo è qualcosa che vi porto così, che va un pochino oltre la mia competenza, detto sinceramente. E la prognosi, vi dicevo, non è data dai livelli di lattati, né dall'acidosi, né dai livelli di metformina, qualora li riuscissimo ad avere nei giorni successivi, ma sostanzialmente dalla funzionalità epatica. E in particolar modo non dimentichiamoci di far partire insieme a tutti gli esami di questa paziente, qualche esame che abbiamo detto prima, anche la funzionalità epatica, nello specifico il PT. Pazienti con disfunzione epatica hanno una prognosi peggiore. Mm-hmm. E qui trovate la bibliografia. Comunque la paziente si è salvata ed è ancora tra noi. Chi se ci sono domande? Domande, dubbi, perplessità. Gli estesi. Mm? Gli estesi.
È stata un po' pallosa, forse? No, sei stata chiarissima, Kate. Vabbè, lui è di parte, ovviamente. Trainito. Ragazzi, ricordatevi che comunque queste lezioni sono tenute. Io parlo per me stessa. La stessa cosa che dico sempre a tutti gli specializzandi che cominciano il tutoraggio con me o comunque a Santa Maria Nuova. È sempre uno scambio eco, nel senso voi state imparando, ma stiamo imparando anche noi a farvi le lezioni. Quindi è giusto che ci dite se la lezione va bene, se ci sono delle domande, che cosa c'è da migliorare e qualsiasi domanda che vi viene in mente da fare, fatela ora. Soprattutto critiche, dubbi, perplessità. E... Senti, ma le viali di bicarbonati da quanto sono? Quanto sono? Da 10. Da 10. 10.000 equivalenti. Sì, è da 10.000 equivalenti. E poi ci sono i due. Ah, ok. 50. I boccettini piccoli, sì, le chiare. Sì, comunque gli infermieri bestemmiano molto quando bisogna, sì, fare bicarbonate, perché devi tirare parecchie fiale per fare bicarbonati. Se non sbaglio ci sono 10.000 equivalenti per fiala. Sì. In 10. E li metti in glucosata? Senti, puoi farle anche, diciamo, pure, senza aggiungerle alla glucosata, pensando di fare il famoso bolo che vi dicevo, 1-2 mili equivalenti, nel paziente con un'acidosi estrema, quindi un pH al di sotto di 7,1, 7,2 se ha un'insufficienza renale acuta. Quindi potresti pensare anche di fare, di non diluirle nella glucosata, quindi di fare il bicarbonato così, insomma, di tirare le fiale e fare le fiale. Sostanzialmente ricordiamoci anche di tutti gli effetti negativi che ci potrebbero essere nella somministrazione di 100.000 equivalenti, ora faccio per dirti 80.000 equivalenti di bicarbonato, una tra tutte che mi viene in mente, ricordiamoci che sono fiale di bicarbonato di sodio, quindi oltre al bicarbonato c'è il sodio, quindi un accumulo di sodio, un'ipocalcemia, insomma, ecco, quei 1.000 equivalenti di bicarbonato che facciamo devono essere una scelta ponderata bene. Qualche altra domanda, ragazzi? Altrimenti chiudiamo. Da 1 a 10, quanto eravate delusi per il cambio di argomento? Il cambio di argomento, tanto la fai uguale. Il cambio di argomento di oggi, beh, poi la rifacciamo, la lezione. Sì. Ma no, che delusi, è stata comunque una bellissima lezione, Kate, anzi grazie. Ma sì, ma poi se ha senso la rifacciamo, se è un argomento che capiremo meglio dopo un'altra lezione, meglio così. Sì, 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 certo, io sono convinta della propedeuticità, però ero preoccupata anche del vostro, ecco, della vostra delusione, per cui era una domanda che volevo farvi. No, no, è tutto grasso che cola, Kate, non preoccuparti, va bene, anche questo è l'argomento. Anche lei di parte. Benissimo, anche lei di parte. Sì, è anche molto interessante il caso, Kate, davvero. Chi è che parla? Un altro di parte. È un altro di parte. Loris. Loris. Va bene ragazzi, allora se non ci sono domande per Kate, la lezione la trovate comunque registrata e niente, quindi giovedì prossimo facciamo quella con Simone e poi cerchiamo di incastrare eventualmente la tua, certo, poco dopo, ok, così recuperiamo, dovrebbe essere più chiaro, sì, come ci hai detto. Va bene, allora ci salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao, grazie Kate. Grazie. Ciao. Ciao, a presto, ciao, Kate. Grazie, ciao. Ciao, grazie.